Ciao a tutti, bentornati ai nostri iscritti al canale, un benvenuto a tutti i nuovi iscritti e nel video di oggi parleremo di inverter in camper. Parleremo di cos'è un inverter, come è composto e come funziona un inverter e poi come al solito, prima teoricamente e poi mostrandolo praticamente, vedremo come procedere all'installazione di un inverter in camper. Con la solita raccomandazione che è sempre la stessa, se non vi sentite adeguatamente preparati da un punto di vista elettrotecnico e soprattutto se ritenete di non possedere la giusta manualità per procedere in tal senso, ricordiamoci che con l'energia elettrica in generale lo scherzo va evitato, quindi in quel caso rivolgetevi a personale specializzato. Ecco, prima di entrare nel vivo del nostro video, vi ricordo come al solito di lasciare un like se il video vi piacerà, iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto e attivate il promemoria per non perdervi i video successivi. E soprattutto ricordatevi che siamo attivi sul nostro canale Instagram, sempre sotto il nome di Vado a quel paese. Ma dicevo, prima di entrare nel vivo di questo video, ormai immagino sia chiaro, i nostri video vogliono, si sforzano e cercano di soddisfare le esigenze, le necessità di conoscenza delle persone magari un po' più esperte, ma soprattutto il nostro auspicio è quello di riuscire a soddisfare le esigenze delle persone che invece iniziano ad avvicinarsi al mondo dei camper. Per cui prima di iniziare con il clou del nostro argomento facciamo una rapidissima premessa per inquadrare l'argomento di oggi. Ormai, se avete guardato i video precedenti, dovreste già sapere che all'interno del nostro camper sostanzialmente esistono due tipologie di impianti elettrici: un impianto elettrico a corrente continua 12 volt e uno a corrente alternata 220 volt. Ricordiamoci che quello a corrente continua 12 volt alimenterà le utenze a 12 volt della nostra cellula, le ricordiamo, quindi il frigorifero a 12 volt, le prese USB, le luci di ogni tipologia, alimenterà una pompa dell'acqua, una cappa, insomma tutto un po' di roba di cui abbiamo già parlato in un video precedente. Così come un impianto elettrico a 220 andrà ad alimentare le utenze a 220, quindi le prese a 220 sparse per il camper, un condizionatore pompa di calore, il frigorifero a 220, il caricabatterie di cellula andrà ad alimentare tutti gli utilizzatori attaccati alle prese della nostra cellula, un phon, un microonde, insomma un po' una piastra per capelli, un po' di roba. Ecco, fermiamoci però su questo elemento, perché se per l'impianto 12 volt, ecco, avrò sempre a disposizione energia elettrica a corrente continua, perché mi porterò sempre al seguito le mie batterie di servizi e continueranno ad erogarmi energia fino a quando la loro carica non si esaurirà. Un discorso un po' diverso per la 220, perché voi sapete che per avere la 220 al bordo del camper sostanzialmente dovrò o allacciarmi alla rete elettrica esterna con il mio cavo o dotarmi di impiegare un generatore di corrente. Abbiamo già parlato dei pro e dei limiti di questi due sistemi. Il generatore di corrente non ce l'ho, costa tanto, potrei non poterlo utilizzare perché fa casino. Diversamente la rete elettrica esterna non me la posso portare in giro, quindi potrei non reperirla, non trovarla, e insomma sempre il solito discorso. Pertanto, ecco, la domanda che sorge spontanea è: nella misura in cui ho la necessità di utilizzare dei dispositivi elettrici domestici, quindi tutti quei dispositivi che normalmente utilizzano una corrente alternata a 220 volt, per intenderci quelli di casa nostra, il phon, il microonde, la piastra per capelli, come faccio ad utilizzarli in camper se non ho la 220 a disposizione? Bene, per rispondere alla vostra domanda abbiamo creato il video di oggi e la risposta a questa domanda è tramite l'installazione e l'utilizzo di un inverter. A questo punto entriamo nel vivo della questione parlando di cos'è, come funziona e di quelle che sono le caratteristiche di un inverter. Allora, un inverter non è altro che un dispositivo elettronico capace di trasformare una corrente continua al suo ingresso in corrente alternata in uscita, variandone semplicemente i parametri di ampiezza e di frequenza. Nel nostro caso, in sostanza, quindi nel caso di un camper, un inverter non farà altro che prelevare la corrente continua al suo ingresso a 12 volt dalle batterie dei servizi, trasformarla in corrente alternata a 220 volt disponibile in uscita dall'inverter, quindi per permetterci di utilizzare tutti gli utilizzatori domestici, per intenderci appunto il famoso phon, piastra per capelli, macchinetta del caffè, microonde e tutto quello che insomma abbiamo intenzione di attaccare ad un inverter. Ecco, se abbiamo compreso cos'è e come funziona un inverter, passiamo subito a vedere quelle che sono le caratteristiche di un inverter e per farlo vi parlerò dell'inverter che abbiamo acquistato ed installato a bordo del nostro camper, facendovelo vedere, di cui tra l'altro vi lascio anche il link in descrizione. Partiamo subito parlando quindi delle caratteristiche di un inverter vedendo il nostro. Come vedete, un inverter si presenta con una scatolina dall'involucro metallico. Questo qui, ripeto, un inverter della Greencell, di cui vi lascio il link in descrizione. E sulla faccia principale sono stampigliate le sue caratteristiche principali. Qui per esempio vedete scritto 12 volt. Questo sta ad indicare che questo inverter, per produrre la sua corrente alternata 220 in uscita, avrà necessità al suo ingresso quindi di essere alimentato con una corrente continua a 12 volt. Altra caratteristica che troviamo qui
avrete scritto Pure Sine Wave Inverter, che sta per inverter ad onda sinusoidale pura, ecco, questa è la caratteristica principale che contraddistingue un inverter dall'altro, quindi la forma dell'onda sinusoidale. Bene, va saputo che un inverter sostanzialmente potrà essere di due tipologie, ad onda sinusoidale modificato ed onda sinusoidale pura. Vediamo brevemente qual è la differenza tra le due tipologie. Nel primo caso, quindi quella d'onda modificata, la forma dell'onda sinusoidale della corrente sostanzialmente sarà appunto modificata, sarà di forma un po' squadrata, per intenderci, che si rifletterà naturalmente su quelle che sono le caratteristiche di funzionamento di questa tipologia di inverter che vedremo a breve. Nell'onda sinusoidale pura invece la forma dell'onda sarà appunto una sinusoide praticamente perfetta. Anche questa è una caratteristica che si rifletterà sul funzionamento di questa tipologia di inverter. Ma in che modo questo si riflette, questa differenza nella forma dell'onda tra le due tipologie di inverter? Ecco, nelle nostre abitazioni, per intenderci, la corrente che viene fuori dalle prese a 220 di casa nostra è un'onda sinusoidale pura. Ed è su quella tipologia di onda che i dispositivi elettrici domestici, appunto il phon di cui parlavamo prima, vengono poi costruiti. Quindi, ecco, come si suggerisce il nome stesso di un inverter ad onda sinusoidale modificata, e come facilmente deducibile, quando andrò ad attaccare un utilizzatore, un dispositivo elettrico a 220 al mio inverter ad onda modificata, ecco, l'effetto di funzionamento del mio dispositivo e la buona riuscita del funzionamento del mio dispositivo non sarà così scontato. Questo perché un inverter ad onda sinusoidale modificata sarà più adatto al funzionamento di carichi di natura resistiva, per esempio una lampadina, sarà meno adatto al funzionamento di carichi di natura induttiva o capacitiva, per esempio tutti quei dispositivi che per il loro funzionamento richiedono un accumulatore, un trasformatore o un motore, per esempio come il frigo a compressore. Il discorso è molto diverso con un inverter ad onda sinusoidale pura, con il quale di fatto nel mio camper potrò alimentare tutti i tipi di utilizzatori domestici. Pertanto questa è una caratteristica fondamentale che distingue le due tipologie di inverter e che di fatto si riflette su un fattore importante, che è quello del prezzo. Perché va da sé che a prescindere da tutto, un inverter ad onda sinusoidale pura costerà di più che un inverter ad onda sinusoidale modificato. Quindi ci si viene da chiedere quale dei due è meglio acquistare, nella considerazione che uno costa meno dell'altro, ma l'altro funziona meglio dell'altro ancora. Ecco, la risposta, sempre assolutamente personale, è che conviene sempre spendere qualche soldino in più, quindi acquistando un buon inverter ad onda sinusoidale pura, ricordandosi sempre che esistono tanti inverter ad onda sinusoidale pura, ma che comunque non tutti sono uguali, perché, come per tutti i materiali elettronici esistenti in commercio, alcune case costruttrici ci saranno più serie rispetto ad altre, che si rifletterà sui prezzi. Però dicevo, converrà sempre comprare un inverter ad onda sinusoidale pura, perché garantirà le buone prestazioni, ma soprattutto l'efficienza dei nostri dispositivi allacciati allo stesso, evitando malfunzionamenti o rotture indesiderate dei nostri dispositivi, che invece potranno essere già più probabili e frequenti utilizzando un inverter ad onda sinusoidale modificata. Quindi, sintetizzando, il consiglio è quello di possibilmente utilizzare inverter ad onda sinusoidale pura. Seppure esistono tantissime esperienze riportate da camperisti che per tanto tempo, anche magari un po' fortunate, hanno utilizzato inverter ad onda modificata e non hanno riportato danni ai propri dispositivi. Ma il suggerimento rimane quello che, insomma, vi ho già dato. Continuando a vedere l'inverter, qui troviamo un altro dato che riporta 1000 watt. Bene, un'altra caratteristica di un inverter è quella della sua potenza. L'inverter sostanzialmente, ecco, vi faccio vedere un altro dato, qui sotto c'è scritto Surge Power 2000 watt. 1000 watt, 2000 watt. Allora, ecco, cosa indica? Un inverter avrà una potenza che lo contraddistinguerà. Sostanzialmente, in questo caso 1000 watt sta ad indicare quella che è la potenza massima erogabile dal nostro inverter, quindi la potenza nominale del nostro inverter, mentre il secondo dato, quello doppio, 2000 watt, sta ad indicare quella che è la potenza di spunto che è in grado di erogare il nostro inverter. Per rendere bene il concetto, ecco, è il caso di fare un esempio: 1000-2000 watt. Ecco, 1000 watt significa che se io vado ad attaccare un dispositivo elettrico, per esempio un phon da 800 watt, il mio inverter sarà in grado di sostenerlo, perché 800 watt è più basso di 1000 watt, quindi con la sua potenza per la quale è stato progettato sarà in grado di sostenere quel phon. 2000 watt, ecco, magari il mio phon nel primo istante di funzionamento, come normalmente succede per determinati tipi di dispositivi elettrici, il mio phon, dicevo, nei primi istanti di funzionamento avrà un assorbimento maggiore rispetto a quello nominale suo di 800 watt. Ecco, quella che è la potenza di spunto di un inverter serve proprio a coprire e a salvaguardare l'utilizzo di quei dispositivi elettrici che nei primi istanti di funzionamento prevedono una potenza di spunto superiore a quella
nominale, ecco perché 1000, 2000 watt, ma comunque un inverter nella quasi totalità dei casi la potenza di spunto sarà doppia rispetto a quella nominale. Ci spostiamo, da questa parte vediamo una ventolina che servirà a raffreddare l'inverter, un po' come succede nei computer, perché l'inverter durante il suo funzionamento per effetto Joule produrrà calore che verrà dissipato tramite questa ventolina. Qui troviamo due morsetti, uno rosso positivo e uno nero negativo, che a breve, quando parleremo di installazione, vedremo a cosa servono. Da quest'altra parte vedremo, non badate questo cavo di cui parleremo dopo, la sua presa in uscita al quale collegherò il mio utilizzatore a 220, dei LED indicatori sostanzialmente dello stato d'uso dell'inverter. Faccio esempio con l'inverter, prevedono dei codici o il colore di un LED che indica che per esempio c'è un problema. Tutte informazioni comunque riportate sul libretto di un inverter che tra l'altro vi invito a guardarvi, a leggere bene quando acquistate. Qui abbiamo il suo tasto on off. Qui abbiamo nel nostro caso una presa USB e basta, questo sostanzialmente, e all'interno sono presenti i fusibili di cui parleremo a breve. Sostanzialmente quindi il nostro inverter come funzionerà? Terminata l'installazione che vedremo a breve, sarà sufficiente collegare il mio dispositivo elettrico alla presa in uscita dal mio inverter, dargli, adesso è su off, dargli l'on, accendere il mio dispositivo e il dispositivo, come per magia, ecco, inizierà a funzionare. A questo punto parliamo di consumi e di alcune considerazioni generali sull'inverter. Allora, se abbiamo capito come funziona un inverter, avremo anche dedotto che durante il suo funzionamento, applicando determinati carichi alla sua uscita, avremo dei consumi considerevoli di energia elettrica. In sostanza, l'inverter cosa farà? Facciamo un esempio di prima, il nostro phon da 800 watt. Colleghiamo il nostro phon da 800 watt alla sua uscita, quindi l'inverter in uscita sta dando 800 watt. Ovviamente non è che li genererà dal nulla, abbiamo detto che per fornire questi 800 watt in uscita dovrà prelevarli da qualche parte. Questa parte è rappresentata dal banco delle batterie dei servizi, quindi gli 800 watt in uscita dovranno essere 800 watt al suo ingresso. Con che differenza? Io qui adesso mi sono segnato un po' di dati per evitare di fare calcoli a memoria. 800 watt in uscita a 220, ricordiamoci la formula watt uguale tensione di lavoro per intensità di corrente, quindi volt per ampere, il ribaltamento di questa formula, dicevo 800 watt in uscita a 220 saranno circa 3,6 ampere in uscita a 220, ma sempre 800 watt. Questi 800 watt, vi ho detto, dovrà prelevarli dal banco delle batterie dei servizi. Ora, 800 watt in ingresso e 12 volt saranno circa 67 ampere di consumo istantaneo. Quindi 800 watt in ingresso, 800 watt in uscita. Qui mi fermo un attimo per dire una cosa: ogni inverter avrà un suo specifico tasso di conversione che indica quella che è la capacità di convertire in maniera completamente efficiente la corrente in ingresso. Quindi, in realtà, quello che ho appena fatto, 800 diviso 12, 1067 ampere, è parzialmente scorretto, perché in realtà il suo inverter, già per averlo acceso e per il suo funzionamento, quindi per quello che è il suo tasso di conversione intrinseco, consumerà un po' più di corrente rispetto a quella richiesta dall'utilizzatore in uscita. Quindi, per approssimare, fornire gli strumenti utili per capire quello che è il consumo in termini di ampere ora, dal mio banco delle batterie dei servizi, quella che è la potenza del dispositivo attaccato alla mia presa dell'inverter non andrà divisa 12, ma andrà diviso 10, in modo da tenere conto anche di quello che è il tasso di conversione del nostro, ecco, inverter. Abbiamo fatto questo esempio, quindi abbiamo visto che per utilizzare un phon da 800 watt, ho un consumo istantaneo di 67 ampere. E se ipotizziamo che il mio phon, se abbiamo visto in uno dei video precedenti il concetto di ampere ora, che se non conoscete vi invito a riguardare quando parlavamo di autonomia e consumi in camper, dicevo però il mio phon da 800 watt, ipotizziamo che io lo stia utilizzando per 20 minuti, 67 ampere è un'ora. Faccio diviso 3 perché 20 minuti è un terzo di ora, otterrò circa 22 ampere ora. Ora capite bene che 22 ampere ora prelevati da una batteria non sono pochini, non sono affatto pochini, perché se ho una batteria GM da 100 ampere ora, di cui ricordiamoci posso utilizzare, è fatta soltanto il 50% della sua carica, quindi soltanto 50 ampere ora, ho utilizzato 22 ampere ora tramite il mio phon, praticamente mi rimane metà batteria, questo soltanto in 20 minuti. E questa è una prima considerazione. Io ho fatto un esempio di un carico relativamente non proprio basso, ma comunque rispetto ad utilizzare in camper, comunque ancora accettabile e per poco tempo.
Ricordiamoci un'altra cosa molto importante, che questo consumo istantaneo che ha il mio Fonda 800W, che è di 67 A, dal mio banco delle batterie di servizi, è anche un consumo importante, e che le batterie dei servizi, a meno che non siano batterie, per esempio come quelle a litio, concepite e costruite anche per reggere queste scariche così improvvise e forti, però dicevo, una batteria di servizi normale a gelo AGM non è fatta per sostenere delle scariche così importanti nell'unità di tempo. Pertanto, un'altra importante considerazione, al di là di quella dei consumi in ampere ora delle mie batterie di servizi, è legata a quello che è il danneggiamento delle batterie dei servizi nella misura in cui utilizzo un inverter con dei carichi importanti. Quindi, una prima considerazione è quella: se decidete di dotarvi di installare un inverter al bordo del vostro camper, dovete tenere in considerazione due fattori. Il primo è quello di non utilizzare dei carichi troppo importanti, perché andreste a danneggiare le vostre batterie di servizi. Il secondo è quello di adeguare il banco delle batterie di servizi, perché è chiaro che un conto è prelevare 67 A istantanei da una batteria da 100 A AGM, un conto è prelevare 67 A istantanei da 300 A di batteria AGM o da 300 A di batterie a litio. Il concetto è già un attimino diverso. Quindi, quando installate un inverter e quando decidete di dotarvi di un inverter, fate bene attenzione a quella che sarà la potenza che il vostro inverter dovrà avere e quella che è la capacità del vostro banco delle batterie e dei servizi. Personalmente, sconsiglierei l'utilizzo di inverter che abbia una potenza superiore, per esempio, a quello che abbiamo comprato noi a 1000 watt, che è già importante come potenza da richiedere alle nostre batterie di servizi, ma ripeto, i calcoli dovrete farli rispetto al banco delle batterie di servizi che avete. E questa, diciamo, è la primissima considerazione. La seconda considerazione generale è legata invece a una domanda, una delle domande più diffuse, quella: posso utilizzare l'inverter in moto o in marcia, quindi, o no, tramite l'alternatore per intenderci? E su questi pareri sono tanti e divergenti. Cerchiamo di fare un po' più di chiarezza. Ma tutti sappiamo che accendo il mio motore, l'alternatore inizia a ricaricare la batteria del motore, tramite il relè parallelatore ricarico anche la mia batteria dei servizi. Siamo sempre in campo batterie di servizi AGM o gel, non ho parlato appositamente di DC-DC charger per le batterie a litio, rimaniamo sul semplice. Ok, sto ricaricando la mia batteria dei servizi. Allora, viene naturalmente da pensare, beh, allora uso l'inverter con il Fonda 800 watt con il motore acceso, in modo che quello che prelevo dalla batteria di massima mi verrà immediatamente restituito dall'alternatore verso le batterie dei servizi. Vero, è corretto, ma bisogna mettere i giusti se e i giusti ma. Nel senso che, se io sto utilizzando un carico basso al mio inverter, è anche consigliabile farlo durante l'accensione del motore, perché andrò a ripianare i consumi della mia batteria dei servizi. Ma dobbiamo prestare bene attenzione a due fattori qualora decidessi di utilizzare l'inverter col motore acceso. Il primo è quello di ricordarci che sulla linea che parte da una linea elettrica, che parte dalla batteria motore al relè parallelatore, dal relè alla mia batteria di servizi, potrebbero esserci dei fusibili, i quali, qualora io appunto accendo il mio motore e metto un carico sul mio inverter che supera la portata amperometrica di quei fusibili, potrebbero saltare. La seconda considerazione, ricordiamoci che un relè parallelatore anche lì ha una capacità amperometrica. Pertanto, se il mio relè parallelatore lo butto lì è di 50 A e io in quel momento, attaccando un fondo a 800 watt, sto facendo passare più corrente attraverso il mio relè parallelatore di quella che è in grado di sopportare, salta il relè parallelatore e si rompe. Quindi queste due considerazioni sono importanti. La terza invece è legata all'alternatore, perché se io accendo il mio motore, inizio a far lavorare l'alternatore, attacco un carico elevatissimo al mio inverter e quindi richiedo quell'energia all'alternatore, sottoponendo, magari utilizzando pertanto il mio dispositivo elettrico, sottoponendo l'alternatore a un lavoro, ad uno sforzo massimo per tanto tempo, rischio anche di bruciare il mio alternatore. Pertanto tenete conto, quando decidete di utilizzare l'inverter durante la marcia, di quelle che sono le tenute dei dispositivi elettrici che avete a bordo. A questo punto passiamo alla parte teorica dell'installazione di un inverter. La vediamo velocemente, partiamo subito. Allora, come procedere? Questo qui è un inverter. Andrà alloggiato da qualche parte all'interno del nostro camper, ma dove dovrà essere questa qualche parte? Bene, l'inverter andrà installato possibilmente nella posizione più ravvicinata possibile al mio banco delle batterie dei servizi. E dovremmo già aver capito perché un inverter per alimentare il mio famoso Fonda 800 watt farà passare istantaneamente dai cavi che poi lo collegheranno alle batterie dei servizi circa 67 A di consumo istantaneo, che è un consumo elevato all'interno di un conduttore se il conduttore non è adeguatamente dimensionato. Quindi, per ridurre le problematiche legate al surriscaldamento del cablaggio elettrico e a tutto quello che può derivarne, è bene ed è importante tenere a mente questa considerazione: installare il nostro inverter il più vicino possibile alla batteria dei servizi.
per aiutarci in questo modo, quando ci arriva l'inverter a casa, quando sconfezioniamo il pacco, quando facciamo l'unboxing, ci troviamo già i suoi due cavi, il positivo ed il negativo, che hanno una certa lunghezza, potrà variare dai 60 cm ai 90, dipende un po' dal modello. Ecco, la primissima raccomandazione importante che mi sento di dare è quella di utilizzare i cavi che vengono dati in dotazione, perché in base alla loro lunghezza e alla sezione in millimetri quadrati saranno già adeguatamente dimensionati per il corretto funzionamento del nostro inverter. Pertanto, nel collegamento inverter-batteria, sforzatevi di utilizzare quei cavi. Ma non sono in grado di montarlo così vicino alla batteria perché non ho spazio, per cui quei cavi non mi bastano, ho bisogno di prendere altri due, quindi dei cavi più lunghi. Bene, fate bene i conti in termini elettrici, perché probabilmente quei due cavi dovranno essere di sezione maggiore. Però, dicevo, come installarlo? Ho trovato dove installarlo, possibilmente un luogo areggiato, perché ricordiamoci che produce calore nonostante abbia la sua ventolina. Allora, fisso il mio inverter, come vedete qui ho due morsetti, il positivo e il negativo. Con i cavi già in dotazione dell'inverter, vi dicevo, a considerazione di prima, andrò a collegare il positivo del mio inverter al positivo della mia batteria dei servizi e il negativo a massa, quindi per esempio al negativo della mia batteria dei servizi. E il primo collegamento sostanzialmente è stato stabilito. Fatto ciò, in realtà il vostro inverter sarà già funzionante perché avrà già al suo ingresso l'alimentazione proveniente dal mio banco delle batterie dei servizi. Fatto ciò, sarà sufficiente e innestare qui lo spinotto, la presa del mio utilizzatore a 220, accendere il mio utilizzatore e dopodiché premere ON. Ho parlato appositamente prima di innestare il mio spinotto della 220, del mio utilizzatore a 220 e di accendere l'utilizzatore e poi premere ON. Questo perché alcuni inverter avranno una funzione chiamata soft start che permetterà di riconoscere quello che è il dispositivo attaccato e quindi adeguare da subito l'attenzione, quindi per evitare danneggiamenti ai dispositivi. Comunque atteniamoci possibilmente a questo ordine di funzionamento. E normalmente il LED, per esempio per questo modello, si accenderà di verde ad indicare che l'inverter è acceso e sta funzionando correttamente. In caso di problemi si accenderà di rosso e sul libretto troverete quelli che potrebbero essere i problemi. Poi per esempio nel nostro caso qui abbiamo un inverter, una presa USB a ricarica veloce che sarà collegata direttamente alla batteria dei servizi. Quindi per esempio per utilizzare normalmente in un inverter le sue prese USB non sarà necessario accenderlo, perché tanto corrente continua 12 volt e corrente continua 12 volt. Ecco delle batterie. Questo cavetto qui che vedete uscire, che ho già collegato e crimpato, sarà il collegamento di terra del nostro inverter, perché un inverter, immaginate un inverter che comunque normalmente vengono utilizzati anche all'interno delle abitazioni, comunque prevedono un collegamento di terra. Bene, l'inverter avrà il suo collegamento di terra, da prevederne il collegamento sul telaio del nostro mezzo, per esempio sul sedile, su un elemento metallico della scocca del sedile. Evitiamo magari il collegamento direttamente al morsetto negativo della batteria, perché se dovessimo avere uno stacca batteria o qualcosa che interrompe potrebbero essere dolori. Comunque la messa a terra, non tutti collegano la messa a terra dell'inverter, il suggerimento è quello di attenersi al libretto di istruzioni del vostro inverter, comunque in caso di collegamento collegatelo al telaio del vostro mezzo. Adesso ci spostiamo in corrispondenza del punto in cui installerò il mio inverter e vediamo come invece ho proceduto all'installazione del nostro inverter. Allora, nel mio caso io ho reputato opportuno installare il mio inverter qui su questa panca sotto alla piastra girevole del mio sedile. Intanto ho bussato di uscita l'aria e l'ho fatto qui perché il mio banco delle batterie di servizio è posizionato qui sotto all'interno di un gavone accessibile esclusivamente dall'esterno e che per la lunghezza dei cavi mi permetteva il collegamento in questa posizione, ma apportando delle modifiche. In sostanza quindi il mio inverter verrà collegato in questa posizione qui, con la sua messa a terra qui sul telaio. Come vedete qui ci abbiamo i nostri due morsetti, il positivo e il negativo, che io andrò a collegare alle mie batterie dei servizi. Nel frattempo però ho già fatto passare il cablaggio, perché per permettere il collegamento dell'inverter al mio banco delle batterie di servizio ho dovuto praticare un foro qui sulla lamiera, che più opportunamente sigillato, in modo da rendere comunicante la cellula con il gavone contenente le mie batterie dei servizi. Quindi intanto ho passato il cablaggio senza collegare nulla e prima ancora di collegare il positivo e il negativo alla batteria dei servizi effettuo già il collegamento al mio inverter, che così non sarà alimentato e potrò lavorare in sicurezza. Come vedete ho fissato l'inverter, qui c'è il collegamento
di terra, ma qui soprattutto ci sono i due morsetti, quello positivo e il negativo, che andranno alle batterie di servizio. Mi raccomando, serriamoli bene, mi raccomando, non colleghiamo alle batterie di servizi se prima non abbiamo effettuato il collegamento all'inverter per evitare contatti strani. Adesso ci spostiamo all'esterno e vediamo come ho effettuato il collegamento al mio banco delle batterie dei servizi. Prima di spostarci all'esterno per vedere la fase finale dell'installazione, quindi la connessione dell'inverter alle batterie di servizio, due rapidissime considerazioni. La prima è relativa ai fusibili, fusibili no, fusibili sì. Ecco, allora all'interno dell'inverter ci saranno già i suoi fusibili di protezione che bastano e avanzano. Ad ogni modo, in molti si chiedono se è opportuno montare dei fusibili sul cavo che dal positivo della batteria dei servizi va verso il mio inverter. Allora, la risposta è sì, perché? Perché se si dovesse staccare il mio cavo dall'inverter e dovesse toccare una massa, ovviamente non ci sarebbe nulla a protezione, per cui in quel caso il fusibile farebbe il suo lavoro, altrimenti si potrebbe optare per inguainare il cavo. Nel frattempo Naya sta cercando di amoreggiare con qualche cane fuori dal camper, però sì, ecco, montare un fusibile comunque male non fa, l'importante è però che il fusibile sia adeguatamente dimensionato, quindi che permette il passaggio della corrente massima richiesta dal nostro inverter. La seconda considerazione è relativa al nostro specifico modo di installare, nel nostro caso specifico, il nostro inverter, perché normalmente il positivo che partirà dai morsetti dell'inverter andrà al positivo della mia batteria di servizi e il negativo al negativo della batteria di servizi. E se le due batterie sono in parallelo, sarà sufficiente portarla al positivo di una delle due batterie e il negativo a massa. Nel nostro caso, però, avendo due batterie AGM da 100 A ciascuna non collegate in parallelo secco, ma essendo gestite da un deviatore staccabatterie intelligente, sostanzialmente il cablaggio avverrà in maniera leggermente diversa e che a breve vi mostrerò. Per intenderci, non andrò a collegare il positivo del mio inverter direttamente sul positivo di una delle mie due batterie, perché appunto non collegate in parallelo secco, ma bensì andrò a collegare il positivo che parte dal mio inverter al positivo comune del mio deviatore staccabatterie. Praticamente sul mio deviatore staccabatterie è presente un ingresso per il positivo di una delle due batterie, un ingresso per il positivo della seconda batteria di servizi e poi c'è un ingresso, chiamiamolo, di un positivo comune, perché il mio deviatore staccabatterie su questo ingresso comune, che poi è una linea di potenza che permette il passaggio della corrente dalle batterie di servizi fino alla centralina, da cui poi si dirama tutte le utenze, dicevo. Questo deviatore staccabatterie dei servizi permette di far confluire e quindi di attivare, ecco, diciamo così, i circuiti o di una o dell'altra batteria separatamente. Quindi può decidere o in maniera automatica o tramite la gestione mia, tramite un telecomando interno, quale delle due batterie far lavorare o se farle lavorare insieme, quindi in parallelo secco. Proprio perché non sono sempre in parallelo secco le mie batterie di servizi, ma gestite in questa maniera qua, io andrò a collegare in sintesi il positivo del mio inverter direttamente al positivo comune che parte dal mio deviatore staccabatterie intelligente, in modo che appunto l'inverter sarà sempre alimentato o da una, dall'altra batteria o dalle due batterie in base a quello che deciderò di fare. Ovviamente nel mio caso tutte le volte che andrò ad utilizzare l'inverter con un carico già consistente avrò l'accortezza di parallelare prima le batterie in modo da ripartire la potenza assorbita dall'inverter su due batterie invece che su una soltanto, in considerazione di quello che abbiamo detto poco fa. E adesso ci siamo spostati all'esterno, qui abbiamo il banco delle batterie dei servizi, come vedete qui, non so se adesso si vede con la luce che c'è, abbiamo due cavi, uno nero e uno rosso, che sono quelli che partono dall'inverter, e quel nero non fa altro che collegarlo qui a massa, quindi su uno dei poli negativi delle due batterie, e il rosso invece che collegarlo direttamente al polo positivo delle due batterie, l'ho collegato al positivo comune del mio deviatore staccabatterie, che da qui probabilmente si vede. Comunque questo aggeggino qui dicevo al positivo comune. Ovviamente, come dicevamo prima, se non aveste un deviatore staccabatterie andreste a collegare il positivo che parte dall'inverter al positivo della batteria dei servizi. Ci spostiamo quindi all'interno, facciamo una prova di funzionamento con il computer di Daira. Come vedete adesso indica il 69% di carica e non sta ricaricando. Quindi abbiamo collegato, come vi ho detto, il nostro cavo del computer direttamente all'inverter, andiamo a collegare l'alimentatore qui al computer, come vedete adesso è spento. Accendiamo il nostro inverter, partirà il suo LED verde. Adesso torniamo al computer, sta ricaricando e come vedete, non so se è visibile, forse non si vede, è uscito il simbolo che la ricarica è in corso. Adesso, come al solito, quindi il nostro video
termina qui. Spero come al solito che vi sia piaciuto, quindi con le solite raccomandazioni. E mi raccomando, scriveteci nei commenti se il video vi è piaciuto, ma soprattutto se avete suggerimenti o consigli da darci, ma ancora di più se volete che vengano trattati altri argomenti, insomma. E vi lascio sempre con la solita raccomandazione, che è quella che se non vi sentite in grado all'altezza di effettuare da soli questo genere di lavoro, mi raccomando, rivolgetevi al personale specializzato del settore per evitare rischi di sorta. Per cui, dicevo, il video termina qui e al prossimo video. Aloha!